Salve a tutti ragazzi, sono ZWillix ed oggi sono qui con un nuovo video in cui vi mostrerò tre nuove moto di questo nuovo aggiornamento Bikers uscito oggi su Grand Theft Auto Online, tra cui una moto a tre ruote veramente incredibile ragazzi. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale se volete vedere altri contenuti riguardo questa nuova espansione. Inoltre, se arriviamo a 1500 mi piace, farò il video sulle Clubhouse, quindi non dimenticatevi di spolliciare quel bottone blu. La prima moto che vi mostrerò si chiama Nagasaki Chimera e ha un costo di $210,000 sul sito Super Super San Andreas, e devo dire che questo aggiornamento ha un sacco di modifiche in queste moto. In questo aggiornamento abbiamo ben 14 nuove moto, e la cosa bellissima di questo nuovo DLC è che all'interno delle Clubhouse abbiamo anche la possibilità di avere una specie di Los Santos Customs incorporato, in modo tale che non dobbiamo spostarci con le moto dal Clubhouse allo Santos Customs per poter così risparmiare tempo. Come vedete ci sono veramente un sacco di modifiche e per questo appunto ho velocizzato il video. Adesso vi farò sentire il rombo del motore di questa nuova moto. Che dire ragazzi, questa moto è veramente pazzesca, ha una buona velocità anche se non l'ho trovata molto manovrabile. Se non vi interessa l'estetica vi sconsiglio assolutamente di acquistarla, altrimenti acquistatela subito, perché avere una moto a tre ruote su GTA Online non è una cosa da tutti i giorni. Abbiamo poi una nuova motocicletta sportiva, ovvero la Shih Tzu Defiler, al prezzo di $412,000, e come vedete possiamo aggiungergli veramente parecchie modifiche. E questa moto sportiva a mio parere è veramente velocissima ragazzi, oltre che ad avere un'ottima manovrabilità, anche se devo dire che il prezzo è abbastanza esagerato. Infatti ho notato che molte moto costano parecchio per essere delle motociclette, però come sappiamo tutti noi, insomma, la Rockstar ha il vizio di esagerare con i prezzi. Nonostante questo comunque cercherò di portarvi sul canale tutte e quante 14 le moto, oltre che alle Clubhouse e che cosa abbiamo di nuovo tra vestiti, armi, tatuaggi e tutto il resto. Adesso vi faccio sentire il rombo del motore di questa moto. Infine abbiamo la Imabazu Sanchez, acquistabile al prezzo di $81,000, con anche questa un sacco di modifiche applicabili, e la possiamo acquistare al prezzo di $81,000. Nonostante questo ragazzi vi sconsiglio assolutamente l'acquisto, perché a mio parere per essere una motocross e costare $81,000 è veramente parecchio, in quanto si tratta di una motocross non molto veloce, nonostante sia comunque manovrabile. Però a mio parere ci sono motocross simili con prestazioni simili che costano molto molto meno, quindi evitate assolutamente questo veicolo. Nonostante questo vi faccio sentire il rombo del suo motore.
Quindi niente ragazzi, vi ricordo che se arriviamo a 1500 mi piace vi porterò il video sulle Clubhouse e oggi cercherò anche di portare il video riguardo le altre moto, dato che sono veramente parecchio e magari chi non ha la possibilità di insomma giocare a GTA 5 per PlayStation 4 potrà comunque visualizzare le moto sul mio canale. Quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, seguitemi sui vari social e niente ragazzi, da ZWillix è tutto, ci sentiamo al prossimo video. Stesso posto, quattro panchine, stessa merda e quattro rime, imprigionano il ricordo di un'estate senza fine. Questo è il pallaio, sulla traccia col mio drago leggendario, sparo rime.